Giadio De Biasio. Oggi a Roccaconfine, nella sua parrocchia Santa Maria Maggiore, si è ricordato il suo 10° anniversario di sacerdozio con la celebrazione liturgica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giacomo Cirulli. Abbiamo avuto la gioia quest'oggi di celebrare il nostro rendimento di grazie al Signore, personalmente nel mio decennale di ordinazione presbiterale, con la presenza e la presidenza eucaristica del nostro nuovo Vescovo Monsignor Giacomo Cirulli, insieme a tutta la comunità parrocchiale, tutti i gruppi ecclesiali. Abbiamo avuto la gioia di avere il nostro pastore in questa giornata dedicata a San Tommaso d'Aquino, illustre teologo e filosofo originario della nostra terra, nativo di Roccasecca, che proprio nella metà gennaio del 1274 ebbe a passare per la nostra diocesi qui a Teano. Nei suoi saluti finali, molto toccante perché ha ricordato anche una figura importantissima per ogni essere umano, quella della propria madre, scomparsa poco più di 2 settimane fa. E con la testimonianza stesso del Vescovo che venne a celebrare i funerali. Sì, Monsignor Vescovo in maniera inattesa e imprevista ebbe a presiedere il rito esequiale di mia mamma. Quest'oggi è tornato in un momento diverso ed io ho voluto ricordare non soltanto mia mamma, ma tutte le persone che mi sono state vicine in questo percorso, in preparazione al sacerdozio e poi nel ministero. Ho ricordato come San Paolo ricevette l'aiuto del discepolo Anania lì a Damasco. Quanti Anania il Signore ha seminato lungo il percorso della mia vita, della mia esistenza. Voglio ricordare fra tutti in modo speciale, oltre che mia madre, che prega per me dal cielo, anche la cara figura di Monsignor Felice Leonardo, padre e pastore nella fede. Ecco, dopo 10 anni di sacerdozio inizia non una nuova vita, ma si continua il percorso sacerdotale, il percorso da pastore del suo popolo. Un saluto ai fedeli della sua parrocchia. Sì, ringrazio ovviamente tutti i fedeli che sono qui convenuti in questo giorno di ringraziamento al Signore per la sua grazia, per tutti i doni che continua ad elargire alla mia povera persona. Ringrazio tutti i fedeli e ho voluto ricordare in modo speciale le parole di San Tommaso d'Aquino, che ebbe a ricevere da Gesù questa risposta lì a Napoli durante una rivelazione mistica. Gesù disse a San Tommaso: hai scritto bene di me, Tommaso, che cosa vuoi, che cosa gradisci come tua ricompensa? E lui rispose: nient'altro che te, o Signore. Ecco, mi auguro che tutti i parrocchiani che mi sono affidati attraverso il mandato del Vescovo possano crescere sempre più nell'amore e nella fede nel Signore nostro Gesù Cristo, che è la cosa più importante, l'eredità di fede preziosa che abbiamo ricevuta dai nostri cari e che siamo chiamati a trasmettere alle nuove generazioni.